Dottor Vespa, allora, la sua opinione sul momento che stiamo vivendo nel mondo del trasporto, quali sono le situazioni da correggere assolutamente, quali sono le prospettive? Allora, non dobbiamo dimenticarci che il trasporto ci ha consentito di vivere nei periodi del lockdown, quindi senza il trasporto l'unica cosa che non si è fermata davvero, certo, non si è fermata mai. Medicinali, vivere. Esattamente, quindi questo non... tutto quello necessario alla vita, quindi questo non dobbiamo dimenticarcelo. Poi io credo che, io sono un ottimista di carattere, quindi penso che dopo la tragedia ci sia una grande opportunità di ripresa e il trasporto è l'elemento essenziale di comunicazione, di rivitalizzazione, di contatto, di commercio. Quindi voglio dire, dico le cose assolutamente scontate, ma insomma io se fossi con i governi e con il nostro governo investirei molto sul potenziamento del trasporto in tutte le sue manifestazioni. Ci vorrebbe quindi anche intermodalità, evidentemente. Certo, un coordinamento proprio a livello europeo, perché in fondo l'Italia è un punto centrale di quest'asse dei trasporti che attraversa l'Europa, poi va negli altri continenti. Beh, insomma, visto che i confini non esistono più da tanto tempo, anche se il Covid ha imposto di rimetterli, insomma, chiusure ed aperture, evidentemente una politica dei trasporti europei, ma di fatto già si fa, perché le grandi vie di comunicazione sono vie internazionali, però andrebbe potenziato anche questo. Sì, perché abbiamo anche dei problemi sull'alta velocità, no? Siamo un po' in ritardo su tante opere e le infrastrutture. Siamo in ritardo su tutto sempre. Adesso speriamo che i decreti di semplificazione possano portare un'accelerazione alle opere pubbliche.